mi sono fatto 1000 esami di coscienza nei confronti della Ferraresi, e più di dire arrabbiato e livoroso nei suoi confronti, io dico che sono deluso, perché la signora Ferraresi, non volendo parlare col nostro capogruppo, perché lei non ci parlava col capogruppo, presumo che sia noto il fatto che non andassero d'accordo, parlava con me. E alcune volte io ho manifestato anche positività nelle cose che lei voleva proporre. Ci sono degli scambi di mail dove io dico sì, secondo me è una bella cosa, possiamo portarla avanti. Quindi io sono caduto proprio dalle nuvole quando ho capito che davanti ho sempre avuto una persona che stava architettando qualcosa piuttosto che una consigliera comunale un po' stravagante, ma nulla di più. Quindi questa è la cosa fondamentale che io voglio ribadire. Parlando di dimissioni, sento dire in tanti arrivano le dimissioni, ti hanno chiesto le dimissioni. A me le dimissioni non ha chieste nessuno, ma per un semplice fatto, perché non è successo niente. Come diceva l'avvocato, è chiaro che quando c'è un esposto l'iter legale va rispettato. Noi siamo pronti ad essere ascoltati in qualsiasi momento, anche le 2 di notte, per dire, cioè non abbiamo timori di riferire le cose. Però è chiaro che alla base di tutto c'è questa grandissima malafede e questa organizzazione che la signora Ferraresi ha architettato nei confronti e del sottoscritto, ma soprattutto dell'amministrazione. Amministrazione che peraltro è anche estranea al colloquio che io ho avuto con la Ferraresi. Io non ho ricevuto indirizzi, non ho ricevuto diktat, non ho ricevuto nulla. È stata una mia iniziativa personale che però l'evolvere delle cose ha portato ai fatti di oggi. Tutto qui. Se voi vi aspettavate che io mi dimettessi, io non mi dimetto. Io non mi dimetto. Perché non ne vedo la motivazione. Oltretutto vedo anche dalla parte dell'opposizione questa grande richiesta: e Solaroli si deve dimettere, le sardine fanno il corteo con dimissioni. Io quando è successo a panni inversi in consiglio comunale, mi sembra che ci sia qualcuno che dei procedimenti ne ha in corso, da qualche giorno in consiglio regionale qualcuno già condannato siede ancora in consiglio comunale e nessuno ha detto ti devi dimettere. Quindi perché mi dovrei dimettere io che non ho fatto nulla?